questi tre decenni sono stati segnati da una grande rivoluzione tecnologica che è quella dei computer. E se si guarda indietro in questi 30 anni ci si rende conto dell'enorme cambiamento che tutta la galassia della microelettronica ha portato con sé. Il 13 agosto del 1981 viene presentato a New York l'IBM 5150. Costa $3.000, equivalenti a 5.700 euro di oggi. E il suo sistema operativo è stato realizzato da un ragazzo di 26 anni che si chiama Bill Gates. Questo apparecchio diventerà il primo personal computer di massa. E Bill Gates, l'uomo più ricco del mondo. Già nel 1981 vengono infatti venduti 1,5 milioni di personal computer, che diventano 3 milioni nel 1982, 24 milioni nel 1990 e 132 milioni nel 2000. Il segreto di questo miracolo è nascosto nel loro cervello, un circuito integrato grande più o meno come un'unghia. Grazie a continui miglioramenti nei materiali e nelle tecnologie di fabbricazione, il numero dei componenti in un circuito integrato, e quindi le sue prestazioni, raddoppia ogni 18 mesi circa. Questo dice infatti la cosiddetta legge di Moore, che non è una legge fisica, ma la descrizione di un fenomeno iniziato intorno al 1965 e che continua ancora oggi. Il chip del primo PC aveva 30.000 transistor, quello di un computer di oggi ne ha quasi 1 miliardo. Se negli ultimi 30 anni le prestazioni delle automobili fossero aumentate allo stesso ritmo, con un motore di media cilindrata potremmo toccare i 7 milioni di chilometri l'ora o fare 30 milioni di chilometri con un pieno di benzina. È grazie a tanta potenza che un personal computer di oggi può eseguire calcoli di cui 30 anni fa erano capaci poche macchine al mondo, oppure farci navigare su internet, usare videogiochi, ascoltare musica o vedere un film. Negli anni, gli stessi miglioramenti sono in realtà avvenuti in ogni tipo di circuito integrato, nelle memorie e nei sensori, e la microelettronica è ormai ovunque. Telefoni cellulari, stereo, foto e videocamere, televisori, navigatori, lettori MP3, ma anche elettrodomestici, automobili, aeroplani. Nel tempo non è che sono soltanto diventati i computer più veloci perché sono più potenti i processori o perché c'è più memoria da utilizzare, ma sono diventati anche i programmi molto più efficienti. Prendiamo per esempio un programma di ottimizzazione, una cosa molto comune per un computer. In 15 anni, tra l'88 e il 2003, è stato misurato che la loro efficienza è aumentata di 43 milioni di volte. Tutto questo sta portando dei grandi cambiamenti nel mondo del lavoro. I computer sono molto intelligenti e ci aiutano a essere più produttivi, a fare più cose in meno tempo. E nel fare questo ci aiutano a essere non solo più produttivi, ma anche a produrre un lavoro che è più affidabile. Il 2011 si chiude con circa 360 milioni di personal computer venduti. 1 milione al giorno. Messi uno accanto all'altro, farebbero una volta e mezza il giro del mondo. Ma il 2011 è anche l'anno in cui il numero degli smartphone e dei tablet venduti ha superato quello dei personal computer ed è stato l'anno del decollo del cosiddetto cloud computing, cioè la possibilità di conservare i nostri dati, ad esempio archivi fotografici, non solo nel proprio PC, ma in grandi computer centrali cui ciascuno può accedere via internet. Internet, infatti, nata negli anni 90 grazie a un team di scienziati del CERN di Ginevra, è stata una rivoluzione nella rivoluzione e costituisce ormai il sistema nervoso della società. Se il computer ci consente di produrre ed elaborare informazione, la rete ci permette di scambiarla molto più facilmente. Per la prima volta nella storia, infatti, tutti possono comunicare con tutti tramite posta elettronica, blog e social network. Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il microprocessore, come ci ricorda l'italiano che lo ha inventato 40 anni fa. Per me il microprocessore rappresenta la creazione di un dispositivo che è stato centrale nella trasformazione della società da società industriale a società informatica. Mi sono reso conto subito dell'importanza del microprocessore, avendo il tutto in un chip lo rendeva più veloce e molto meno costoso e quindi apriva il mercato a una grande varietà di applicazioni, cosa che poi è avvenuta e di cui mi sono reso conto. Però non pensavo
che avrebbe avuto l'impatto che abbiamo visto. Certamente non avevo immaginato internet, non avevo immaginato telefonini mobili, quindi per me è stata una sorpresa molto bella di vedere che questa invenzione ha aperto la strada a molto più di quello che potevo immaginare.